Buongiorno cari amici di Xtreme Hardware, oggi in questo video tutorial parleremo del nuovo Asus TOR DataMaster 2.0, ovvero il software che muove i NAS prodotti da Asus TOR stessa. Quindi andremo a vedere tutte le varie peculiarità, tutti i vari menu, le varie opzioni e i vari settaggi che questo sistema operativo ci offre. Lo facciamo attraverso questo bestione che è un Asus TOR AS608T, un NAS prodotto appunto da Asus TOR avente 8 bay e rivolto soprattutto al mercato aziendale. Ora andrò come al solito nel mio riquadretto piccolino e andiamo a vedere tutte quante le varie funzioni che l'ADM 2.0 ci propone. Bene, come primo passaggio inseriamo nella barra degli indirizzi del nostro browser web l'indirizzo IP del NAS al quale vogliamo fare l'accesso. Veniamo catapultati all'interno della pagina di login, inseriamo le credenziali, noi mettiamo admin, che sono quelle classiche, quelle standard per l'amministratore, e entriamo quindi nel vivo del software. Come possiamo subito notare, l'interfaccia grafica è molto moderna ed è molto user friendly, è una GUI come troviamo all'interno di altri NAS, come per esempio quelli di Synology o di QNAP, ed è molto simile a quella che troviamo in molti sistemi operativi. Abbiamo in alto la barra che ci mostra tramite le icone le varie pagine aperte, appunto le varie finestre aperte, quindi possiamo switchare velocemente tra una e l'altra. Sempre sulla stessa barra abbiamo un menu a tendina riguardante l'utente con delle scorciatoie verso alcune impostazioni come appunto la password o l'indirizzo email, la lingua di visualizzazione del prodotto, la quota per l'utente e oppure lo sfondo, possiamo cambiare lo sfondo eccetera eccetera. Sempre nello stesso menu a tendina abbiamo la funzione di sospensione, di riavvio dello spegnimento del prodotto oppure il logout. Accanto a questo menu a tendina abbiamo Searchlight, che è una comoda funzione introdotta in questa versione dell'ADM. Abbiamo la possibilità quindi di cercare un file all'interno del nostro NAS in maniera molto veloce. Veniamo subito accolti da un messaggio di benvenuto più che altro da Asus TOR, appunto benvenuti su Asus TOR DataMaster. Questa schermata ci permette di avere una visuale rapida di quelle che sono le varie funzioni del NAS. Noi chiudiamo perché tanto le andiamo a vedere tutte una alla volta, partendo dal controllo accessi. Non l'ho detto subito, l'interfaccia grafica può essere ricca di più pagine, possiamo ovviamente modificare il nome delle pagine e troviamo le varie icone sul desktop principale. Quindi partiamo con controllo accessi, che è la schermata relativa appunto agli utenti, ai gruppi di utenti che siano locali oppure di dominio. Abbiamo la possibilità quindi di aggiungere, eliminare o modificare le credenziali di un utente o i privilegi dello stesso utente. Possiamo mettere la password, il nome e quant'altro. Passiamo a cartelle condivise, che è la parte relativa appunto alle cartelle create all'interno del nostro NAS. Possiamo aggiungere, modificare o rimuovere le cartelle, e abbiamo anche diritti di accesso, e praticamente sono appunto i diritti che i vari utenti hanno all'accesso di una determinata cartella, quindi la possibilità di avere un file solamente in lettura o scrittura e quant'altro. Altra funzione molto carina è privilegi di applicazione, ovvero abbiamo la possibilità di scegliere un'applicazione tra quelle installate all'interno del prodotto e decidere quali utenti possono utilizzare questa applicazione, o viceversa possiamo selezionare un utente e decidere quali applicazioni può utilizzare piuttosto che non utilizzare ovviamente. Passiamo alla seconda icona, che è quella relativa al monitoraggio attività, che nient'altro è che un task manager però del nostro NAS. Abbiamo quindi un monitoraggio completo dell'attività della CPU, della memoria, quindi la memoria utilizzata piuttosto che quella disponibile, un'attività di rete, l'utilizzo del disco o dei vari dischi o comunque del volume che avete installato all'interno del vostro NAS, e l'elenco completo dei processi attivi
sul NAS con la percentuale di utilizzo della CPU per ogni processo e anche la quantità di memoria utilizzata dal processo stesso. Quindi è un task manager più o meno simile a quello che conoscete già grazie a Windows, eccetera, eccetera. Passiamo a quello che è uno degli aspetti fondamentali di questo prodotto, ovvero l'App Central. L'App Central, tramite il menu dell'App Central abbiamo la possibilità di installare, rimuovere o modificare alcune impostazioni relative a tutte le applicazioni installabili all'interno del nostro ADM e quindi all'interno del nostro NAS. Noi attualmente non abbiamo installato niente, ma se andiamo su tutte le applicazioni qua accanto sotto la parte sfoglia, abbiamo l'elenco completo delle applicazioni installabili all'interno del nostro NAS. Troviamo un mucchio di applicazioni molto famose come per esempio Dropbox e quindi la possibilità di condividere attraverso il vostro account Dropbox e di salvare automaticamente tramite il vostro account Dropbox i dati all'interno del vostro NAS. Abbiamo la possibilità di installare l'FTP Explorer che ci permette di appunto esplorare una cartella FTP, un indirizzo FTP, e ci sono veramente un mucchio di applicazioni ed estensioni famose e molto utili, come per esempio il MyWebSQL, il Moodle, eccetera, eccetera. Adesso non stiamo ovviamente a guardarli tutti, sappiamo solamente che ci sono veramente un mucchio di applicazioni veramente utili, soprattutto in ambito web, o nel caso utilizzaste magari, a prescindere dal cloud, il vostro NAS come host di magari un sito internet. Abbiamo SQL Buddy, abbiamo la possibilità di utilizzare Ruby, Python e quant'altro. Abbiamo altro software utile è il Surveillance Center, ovvero la possibilità di utilizzare delle videocamere IP e quindi trasformare il nostro NAS in un centro di videosorveglianza. Così come MicroTorrent o uTorrent, chiamatelo un po' come volete, quindi la possibilità di scaricare direttamente i contenuti tramite il protocollo torrent direttamente sul vostro NAS. Abbiamo WordPress per la creazione delle pagine web, la gestione delle pagine web, ci sono veramente, veramente un mucchio di applicazioni. Installarle è veramente molto semplice. Adesso facciamo una prova, ne installiamo una a caso, mettiamo WordPress per esempio. Selezioniamo l'applicazione, clicchiamo su installa e ci chiede di inserire il nostro ID di registrazione del prodotto. Questa è una procedura che è possibile fare tramite impostazioni e registrazione del prodotto, cosa che io adesso non ci avevo pensato. Eccolo qui, ho già una, vedete, apre in automatico già la pagina per registrare il NAS sul circuito ASUSTOR. Adesso io non lo faccio perché questo è un prodotto che ci hanno mandato come sample, devo restituirlo, quindi non mi sembra il caso di registrarlo a mio nome sul sito ASUSTOR. Comunque, voi effettuate la registrazione, ci verrà installata l'applicazione che troverete tra le applicazioni installate. Quindi attraverso poi l'aggiornamento possiamo aggiornare tutte le applicazioni, possiamo installare manualmente le varie applicazioni scaricandole dal sito ASUSTOR prima e installandole poi usando il tasto sfoglia, eccetera, eccetera, possiamo installarle dopo. Questo è sicuramente uno degli aspetti fondamentali di questo prodotto, perché ci permette appunto di installare, scusate, questo messaggio che non c'entra assolutamente niente con quanto sto facendo, di installare, dicevo, tutte le varie applicazioni e di quindi espandere la funzionalità e l'utilizzo del nostro NAS. Andiamo avanti, abbiamo la guida in linea. Guida in linea scritta in maniera eccellente. Abbiamo la possibilità di essere spediti direttamente sul forum di ASUSTOR e quindi chiedere aiuto direttamente sul forum, avere assistenza online tramite email e quant'altro, oppure avere
avere una guida su quelle che sono tutte le varie funzioni del nostro NAS. È un po' quello che sto facendo io tramite video. Voi potete consultare le varie funzioni direttamente dalla guida in linea, che è scritta molto bene, è scritta ovviamente in tutte le lingue disponibili all'interno del nostro NAS. Andiamo avanti, abbiamo la funzione di backup e ripristino, che per un NAS è assolutamente fondamentale. Abbiamo la possibilità della sincronizzazione da remoto del nostro prodotto, quindi possiamo effettuare il backup di questo NAS su un altro NAS o scegliere questo come destinazione del backup di un altro NAS, ovvero effettuare il backup su di lui o da lui verso un altro NAS. Possiamo effettuare il backup da un server FTP o su un server FTP, esattamente come ho spiegato poc'anzi, con un altro NAS è possibile farlo tramite il protocollo FTP relativo appunto a un FTP, quindi backuppare completamente magari un indirizzo FTP e varie cartelle sopra il vostro NAS o viceversa. Fare un backup esterno, quindi collegare tramite le numerose porte disponibili del vostro NAS, effettuare appunto un backup su hard disk esterni, chiavette e quant'altro, oppure effettuare il backup con un tocco. Tutti i prodotti e Asus Store sul fronte hanno una porta USB che permette il trasferimento, il backup rapido del NAS sopra un hard disk esterno piuttosto che una chiavetta. Qua potete scegliere se effettuare il backup da periferica a NAS, quindi backuppare il contenuto della chiavetta sopra il vostro NAS o viceversa. Abbiamo anche la possibilità di, attraverso l'applicazione e soprattutto l'account Amazon S3, di effettuare un backup online tramite cloud su Amazon S3, quindi uno spazio online creato per voi nel momento in cui fate il vostro account, e quindi effettuare il backup sul vostro account Amazon S3 o viceversa anche in questo caso. E poi ci sono le varie impostazioni che abbiamo appena creato. Possiamo decidere di esportare e quindi salvare le varie impostazioni che abbiamo appena visto e ripristinarle, oppure fare un'esportazione pianificata e decidere che ogni tot possiamo fare un backup di queste impostazioni appena viste. Quindi abbiamo visto che la possibilità di backup è veramente ampia, possiamo decidere di backupare quello che vogliamo, dove vogliamo e quando vogliamo. Abbiamo il menu relativo alle periferiche esterne, ovvero quelle collegate tramite le varie porte eSATA o USB. Abbiamo appunto quindi la possibilità di attaccare un hard disk esterno e vedere le dimensioni del disco, formattarlo e quant'altro. Stessa cosa vale per le stampanti, possiamo vedere i vari processi in attesa, i documenti in stampa in attesa, delle nostre stampanti collegate tramite porta USB. Abbiamo la possibilità di utilizzare il wifi se il prodotto è predisposto, lo possiamo utilizzare, oppure vedere le varie impostazioni del nostro UPS se il prodotto è sotto rete UPS, ovviamente, cosa consigliata tra le altre cose. Andiamo avanti, abbiamo un'applicazione del File Explorer, una funzione estremamente importante che è quella che ci permette di navigare all'interno del nostro NAS. Esegui, adesso ci chiede 1000 volte la possibilità di poter navigare all'interno di questi menu. Ecco, ce l'ho fatta finalmente. Appunto, abbiamo la possibilità di navigare all'interno delle varie cartelle create e condivise nel nostro NAS, sempre che l'utente che lo sta utilizzando abbia l'accesso ovviamente a tali file e a tali cartelle. Possiamo creare cartelle, effettuare un upload, effettuare alcune azioni sui vari singoli file o le varie singole cartelle, quindi spostarli, copiarli, eliminarli, le solite cose che si possono fare con tutti i sistemi operativi del mondo. Possiamo anche condividere il link, ovvero condividere la posizione del file e far sì che
terze persone o terze posizioni possano accedere al file direttamente. Quindi andiamo avanti. Servizi. Ora, questo insieme a quello che andremo a vedere dopo, che è impostazioni, è sicuramente uno degli aspetti fondamentali di quello che è il sistema operativo che muove questo piuttosto che tutti i NAS del mondo, ovvero la possibilità di attivare o disattivare i vari servizi e quindi le varie funzionalità del nostro NAS. In questo caso è più relativo ai protocolli che si possono utilizzare, piuttosto che alle varie impostazioni che andremo a vedere dopo nel menu impostazioni. Abbiamo quindi la possibilità di abilitare il servizio Samba e CIFS tramite workgroup di Windows, quindi utilizzare l'Active Directory, quindi collegare un dominio Windows al nostro NAS. Abbiamo la possibilità di abilitare il servizio file Mac, quindi con Bonjour, eccetera, eccetera, per utilizzare appunto se utilizziamo questi protocolli e un prodotto della Apple. Abbiamo la possibilità di attivare il servizio NFS, il server FTP tramite porta classica 21 o un'altra se vogliamo. Possiamo abilitare gli accessi anonimi piuttosto che inserire una password, eccetera, eccetera. Se vedete in avanzata, abbiamo la possibilità di modificare addirittura la velocità di download e di upload, tramite il protocollo FTP. Possiamo decidere quante, connessioni massime, FTP utilizzare, quante connessioni IP contemporanee utilizzare, se abilitare l'SSL per una connessione sicura, eccetera, eccetera. Abbiamo la possibilità di abilitare il servizio web DAV protetto sempre tramite SSL, scusate, troppe S, abilitare il servizio web, che non è nient'altro che la creazione di in primis una cartella web. E poi l'utilizzo di porte abilitate apposite, quindi solitamente l'80, e l'abilitazione della navigazione web protetta sempre tramite SSL nel caso volessimo ospitare un sito web direttamente all'interno del nostro NAS. Possiamo abilitare il MySQL, quindi la possibilità di creare un database, sempre nel caso magari volessimo creare un sito web, oppure se abbiamo un sito web altrove possiamo utilizzare questo servizio per indicizzare il nostro database. Abbiamo la possibilità di gestire tramite terminale SSH il nostro NAS tramite porta 22 e tramite Resync abbiamo la possibilità di utilizzare il NAS come supporto di backup da remoto e da qualsiasi posizione Resync compatibile. Andiamo avanti, sono già 17 minuti di spiegazione, cerco di stringere per non tediarvi più di tanto. Passiamo al menu impostazioni. Questo, insieme a quello di prima, è un po' il vivo sempre del nostro NAS per quanto riguarda le varie impostazioni che si possono scegliere. Abbiamo la possibilità di modificare la porta HTTP di sistema, che è quella che ci permette l'accesso tramite browser web all'interno del nostro NAS, quindi classico 8000 la possiamo cambiare, o possiamo utilizzare anche l'HTTPS 8001, che è quella protetta. Possiamo decidere il timeout, quindi disconnessione automatica in caso di inutilizzo di utenti inattivi appunto sul NAS. In questo caso di default è un'ora, quindi dopo un'ora, se non fate niente, venite automaticamente sloggati. Poi passiamo a rete. Qui abbiamo la possibilità di inserire in primis il nome del server, che solitamente viene messo in automatico, selezionare quale gateway e quale linea predefinita utilizziamo, inserire i DNS manualmente o lasciare che il sistema le inserisca in automatico lasciandolo vuolto, andare appunto infatti su LAN 1, LAN 2, Wi-Fi e ricevere automaticamente le impostazioni dell'indirizzo IP, o se preferiamo inserire manualmente tutti i vari parametri, quindi l'indirizzo IP, il gateway, eccetera, eccetera.
Questo prodotto in particolare ci permette, avendo le due porte LAN sul retro, di creare link aggregation. Link aggregation che ricordiamo è solitamente utilizzabile, di solito si utilizza tramite protocollo 802.3ad se il vostro switch è abilitato a questa funzione. In questo caso il nostro lo è, per fare appunto tutti i vari test del caso, e ci sono i vari tipi di link aggregation. Ci permette link aggregation di raddoppiare la banda di trasferimento file in caso di richieste multiple da vari host dal nostro NAS, ovvero se io sono all'interno di un'azienda con magari due postazioni ed entrambe chiedono un file al NAS, la banda viene raddoppiata e non viene dimezzata. Quindi vari invece che andare magari a 120 megabyte al secondo per entrambi, quindi 60 l'uno, va a 120 mega l'uno. Poi ovviamente questo dipende dalla rete interna, dipende da che tipo di RAID avete, quanti dischi avete, poi andremo a vedere quando, se seguirete la recensione completa, andremo a spiegare le varie differenze e vedere quali sono i risultati dei nostri test. Abbiamo la possibilità di creare una rete VPN, una connessione VPN, scusate, quindi OpenVPN, PPTP e quant'altro. Opzioni internazionali, ovvero data e ora, fuso orario, sincronizzazione automatica dell'ora attraverso un server, lingua di visualizzazione, eccetera, eccetera. Andiamo su hardware, abbiamo la possibilità di modificare, o di modificare, quindi abilitare e disabilitare i vari LED di sistema, quindi le varie indicazioni. Abbiamo la luminosità dei LED, possiamo aumentarla, possiamo diminuirla come ci pare e piace. Possiamo abilitare o disabilitare il cicalino e quindi lo speaker all'interno del nostro NAS e scegliere quando utilizzarlo, quindi in caso di riavvio, in caso di spegnimento, errore, accensione o avvisi vari. Possiamo, se ci dà un fastidio, non ne vogliamo sapere, di avere rumori, quando lo accendiamo lo togliamo e quando si accende il NAS non farà più rumore. Secondo me è comodo invece avere qualche avviso, soprattutto quando si tratta di errori o riavvii, magari può essere comodo. Possiamo disabilitare il tasto di ripristino, che è quello posteriore. Possiamo decidere nella sezione disco dopo quanti minuti mandare in ibernazione i vari dischi, sia quelli interni che quelli esterni. Abilitare o disabilitare la funzione di risparmio energetico e quindi gestire automaticamente l'energia consumata del nostro NAS. Abbiamo la possibilità di decidere quale funzione dare al tasto di accensione e spegnimento se premuto per 1,5 secondi, quindi se premuto per 1,5 secondi spegniamo il NAS, oppure accedo alla modalità sospensione, abilita il wake on LAN e quant'altro. Possiamo decidere di accendere o spegnere il NAS quando ci pare, piace a noi, di tutti i giorni dell'anno, quando ci pare, decidere che quel giorno si deve accendere a quest'ora o spegnersi a quell'altra ora. Abbiamo il controllo sulla ventola, quindi decidere se gestire automaticamente la ventola o decidere noi di farla girare velocemente piuttosto che a una velocità media o bassa. E in questo caso abbiamo anche un pannello LCD sul frontale. Possiamo decidere di visualizzare un testo personalizzato e quant'altro. Altro aspetto fondamentale di questo nuovo sistema operativo è la gestione delle notifiche. Abbiamo la possibilità di inviare le notifiche via SMS o via email, inserendo appunto l'indirizzo email del nostro provider, il nostro account tramite Gmail o Hotmail, Yahoo e quant'altro, oppure ricevere un SMS, quindi inserendo i vari dati riceviamo un SMS di notifica o un'email di notifica
in base a quello che sta succedendo all'interno che sta succedendo al nostro NAS, magari quando si riavvia riceviamo una notifica. Il servizio Patch Notification è appunto il servizio che ci permette di decidere quando ricevere e perché soprattutto ricevere una notifica, quindi in caso di errore, eccetera, eccetera. Qui abbiamo anche i QR code che ci permettono di scaricare le applicazioni dell'iMaster direttamente sui nostri cellulari Android piuttosto che iPhone o Apple in generale. Andando giù, no, non voglio salvare. Sì, scusate, sì, abbandoniamo. Abbiamo la possibilità di abilitare o disabilitare i vari firewall. In questo caso bisogna andare a lavorare anche sul router sul quale abbiamo, o sullo switch sul quale abbiamo il nostro NAS. Tramite ADM Update abbiamo, come immaginerete, la possibilità di aggiornare il software, quindi l'ADM. Abbiamo un cestino di rete, abbiamo le funzioni di risparmio energetico che abbiamo già visto anche prima, possiamo modificare direttamente tutto da qui. Ci sono, c'è il menu di facilità di accesso che ci permette di utilizzare, per esempio, cioè di modificare le impostazioni relative a un accesso esterno al nostro NAS, per esempio il DNS. Abilitiamo il servizio di DNS se abbiamo un indirizzo IP variabile, per esempio, e noi vogliamo effettuare l'accesso all'interno del nostro NAS da una posizione esterna. Creiamo appunto un account di DNS sul, per esempio, il sito Asustor tramite il mynas.asustor.org. Veniamo direttamente relinkati al nostro NAS e quindi ovunque noi siamo possiamo, anche se cambia l'indirizzo IP esterno, possiamo effettuare l'accesso al nostro NAS. Possiamo tramite predefiniti di fabbrica inizializzare il NAS da capo e quindi effettuare di nuovo l'inizializzazione, scusate, da web. E poi abbiamo appunto la possibilità di registrare il nostro prodotto sul sito Asustor per beneficiare di alcune funzioni come abbiamo visto prima. Andiamo avanti, cerco di correre ancora un po' più veloce perché ormai siamo alla mezz'ora. Gestione archivi, ci mancano soltanto due menu. Gestione archivi, aspetto fondamentale per la creazione di volumi e la gestione dei dischi all'interno del nostro NAS. Ora, in questo caso noi abbiamo 8 dischi perché la S608T è un NAS a 8 bay e quindi abbiamo inserito 8 dischi da 1 tera, 8 RED, Western Digital Cavir RED da 1 tera l'uno. Abbiamo la possibilità di creare vari volumi RAID, ad esempio abbiamo il RAID 1, il JBOD, volumi singoli, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 o RAID 10. Abbiamo appunto quindi la possibilità di creare i volumi tramite questo pannello. Abbiamo la possibilità di vedere l'integrità dei dischi di ogni singolo disco, quindi anche la temperatura e effettuare dei check, quindi informazioni smart o il disk doctor su ogni singolo disco per vedere se funziona tutto correttamente. Abbiamo anche la funzione ISCSI, eccetera, eccetera. Quindi questo qua è uno dei menu che è presente in praticamente tutti i NAS del mondo, che è quello che ci permette appunto di creare i vari volumi e quindi poi di poter utilizzare il NAS e di salvare tutti i dati all'interno dei nostri dischi. Ultimo menu che troviamo è l'informazione di sistema, che non è nient'altro che un menu che ci permette di un pannello che ci permette di riassumere tutte quelle che sono le impostazioni scelte all'interno del nostro NAS. Abbiamo appunto informazioni su questo NAS,
abbiamo la versione dell'ADM, la versione del BIOS, l'ora, il nome, il modello, scusate, del prodotto, il processore, quanta memoria abbiamo, la temperatura, eccetera, eccetera. Stesse cose su le impostazioni che abbiamo scelto per la rete, quindi gli indirizzi IP relativi a entrambe le porte LAN e quant'altro. Abbiamo un registro di attività del sistema, quindi un log di tutto quello che abbiamo fatto e se ci sono vari problemi possiamo salvare anche tutto questo log se in caso di problemi vogliamo farci una copia o qualsiasi cosa. Possiamo visualizzare gli utenti che sono online. E attraverso il dottor Asustor, mi viene dottor House, ma invece il dottor Asustor, abbiamo la possibilità di effettuare dei check e quindi fare delle diagnosi relative alle varie comparti del nostro prodotto per vedere se tutto funziona correttamente dalla rete ai dischi, la memoria e quant'altro. Abbiamo dunque guardato un po' più da vicino e un po' più nel dettaglio quello che è il nuovo sistema operativo di Asustor, l'ADM 2.0. Abbiamo guardato l'aspetto applicativo, quindi le varie applicazioni che si possono installare tramite l'App Center all'interno del nostro NAS, il nuovo App Center stesso, quindi la possibilità di navigare attraverso le varie applicazioni tramite le varie categorie. Abbiamo inoltrato varie nuovi aspetti di questo prodotto, come per esempio l'FTP Explorer che ci permette di esplorare comodamente un indirizzo FTP e i vari contenuti in esso. Ricordiamo che c'è la possibilità di scaricare le applicazioni mobile per questo prodotto, quindi se abbiamo un cellulare, uno smartphone Android piuttosto che Apple, abbiamo la possibilità di scaricare le nostre applicazioni dell'Asustor per gestire direttamente da terminale il nostro NAS. Altri aspetti importanti sono l'introduzione dei client VPN, così come Searchlight che ci permette di cercare velocemente un file piuttosto che un'applicazione all'interno del NAS, eccetera, eccetera. Abbiamo visto che l'interfaccia grafica è moderna ed è al passo con quello che anche altre aziende del calibro di QNAP e Synology, che sono nel settore da un po' più tempo, hanno proposto. Io direi che per quanto riguarda questo prodotto, non ha nulla in meno a quello che le altre aziende ci hanno mostrato. Prima magari peccava un minimo di mancanza sulle notifiche e quant'altro, in questo caso invece col nuovo DM anche questo aspetto è stato aggiustato e quindi migliorato ulteriormente. Se vi fa piacere potete seguire sul nostro portale extremehardware.com la recensione completa dell'Asustor AS608T con i vari test di questo prodotto. Colgo l'occasione per ricordarvi che abbiamo attivo un contest, ovvero al millesimo iscritto sul nostro canale di YouTube verrà estratto a sorte il vincitore di un controller Lamptron CW611 personalizzato da Extreme Hardware, quindi non vi basta far altro che mettere un mi piace e un iscrivervi, scusate, al nostro canale su YouTube. Detto questo, colgo l'occasione per salutarvi, quindi un saluto da parte mia e di tutta la redazione di Extreme Hardware. Ciao, a presto!